Buongiorno a tutti e bentrovati alla nostra mini rubrica di Solani per caso. Oggi vi parleremo di un argomento dolce e gustoso, G di granita, e lo faremo in una maniera diversa con Daniela e con Roberta. E io vi parlerò delle origini della granita siciliana. Sin dal Medioevo, infatti, in Sicilia esisteva la professione dei nivaroli. Questi uomini, durante l'inverno, si occupavano di raccogliere la neve sui monti Etna, Eblei, Peloritani, e in questo modo la tenevano conservata per tutto l'inverno, per poi utilizzarla in estate, costituendo delle balle ricoperte di fieno che poi portavano a valle con carretti e muli per rivenderli. Ad acquistarli erano proprio le antiche famiglie patrizie nobili. Avevano costruito delle case neviere proprio ad uso domestico e lì realizzavano le loro grattatine, le loro rattate. Attraverso questo facevano sorbetti, gelati e li gustavano proprio nei periodi più caldi d'estate. Col passare del tempo si accorsero che utilizzando il sale insieme alla neve si poteva meglio refrigerare. Nel corso dei secoli si subirono altre modifiche, infatti la neve fu sostituita dall'acqua, il miele fu sostituito dallo zucchero e così si ottenne quel famoso composto cremoso privo di aria che oggi, per le sue caratteristiche e per il suo meraviglioso sapore, si chiama granita di Sicilia. Se la nostra mini rubrica vi è piaciuta, vi aspettiamo la settimana prossima con altre chicche. E intanto, buona granita a tutti! Ciao dai Solani per caso!